scusa, cos'è Expecto Patriotism? Le copie russe di Harry Potter? Dov'è Scooter? Larry Potter and Magic Mirror. Video, raga. Video. Sarò molto sincero con voi, ragazzi, a sto giro. Neanche lontanamente avrei potuto immaginare dove sarei finito da quella semplice immagine trovata casualmente mentre eravamo su Twitch qualche settimana fa. E io vi metto in guardia, questo video sarà abbastanza strano perché esattamente seguendo il filone delle mie ricerche parte come: ah, che simpatico, che allegro, le copie tarocche di Harry Potter russo, i plagili, che simpatico. E poi diventa un: propaganda estremista della Chiesa Cattolica Russa per cercare di adescare le nuove menti e insegnare loro la grandiosità della madre patria Russia di Dio. Vieni qua, ti dico un segreto, perché devi sapere che mettere le mani su questi antichi testi russi non è stato affatto facile. Sono dovuto infiltrare su siti strani, database antichi, robe pazzesche. Ed è qui che è venuto in mio aiuto NordVPN, che guarda caso è anche lo sponsor di questo video. Ma pensate che congettura astrale! NordVPN è un servizio che permette di crittografare il traffico di internet e proteggere la propria identità online, permettendovi di navigare in tutta sicurezza senza dovervi preoccupare che i vostri dati vengano rubati o maneggiati da altri. E non mi riferisco soltanto all'infiltrarsi su server russi remoti di dubbia natura, ma anche a cose di tutti i giorni, dato che, per esempio, le reti più pericolose sono proprio le reti pubbliche del wifi che magari usiamo mentre siamo in giro. Ma non solo protezione, dato che avere una VPN al giorno d'oggi comporta numerosi altri vantaggi. Per esempio, potete accedere al catalogo completo dei vari servizi di streaming, potendo così guardare contenuti non disponibili in Italia, ma presenti negli altri paesi, sfruttando al massimo i vostri vari abbonamenti. Se siete soliti passare il vostro tempo sui giochi online, per esempio, potete migliorare notevolmente la vostra connessione ai server, oltre ad evitare spiacevoli attacchi DOS. Oppure, faccio un esempio che assolutamente, categoricamente non mi riguarda e non mi è successo: se state cercando di portare dei contenuti in streaming mentre fate delle live, ma la vostra connessione continua a mostrarvi il dito medio, e allora cosa state aspettando? In descrizione a questo video potete trovare il link per registrarvi. Usando il mio codice avrete uno sconto del 70% sui primi 2 anni, più un mese extra. Il tutto a solo 2,85€ al mese. Niente, praticamente, vi è regalato. Ma ora torniamo a noi. Nonostante le numerosissime critiche e accuse che sono arrivate negli anni da parte degli attivisti ortodossi, c'è da dire che in realtà la saga di Harry Potter va veramente fortissimo in Russia. A quanto pare ancora oggi i libri della Rowling finiscono spessissimo nelle classifiche di vendita per quel che riguarda i libri per bambini e per giovani adulti. Il che ha ovviamente portato molti altri a cercare di emularne il successo proponendo la propria versione della storia. Per quanto alcuni di questi libri siano una copia molto simile all'opera originale, che magari vanno soltanto ad aggiungere dei dettagli simpatici sulla cultura locale, altri si rivelano essere delle storie alquanto disturbanti e particolari. Queste opere di solito hanno un protagonista il cui nome è una parodia del nome di Harry Potter. Ed è così che arriviamo ad avere eroi dal fascino romantico come Larin Peter, Porri Hatter, Harry Poglotter o ancora Tania Grotter. Poi ci sono anche dei casi ovviamente dove il nome sembra essere originale, come nella saga di Denis Kotick, dove però il protagonista è un ragazzino con corti capelli neri e occhiali tondi che va in una scuola di magia. Che strano, ho avuto un leggero déjà vu perché mi sembra di aver già sentito una storia simile, ma non lo so. È tuttavia molto interessante notare come la cultura russa sia entrata all'interno di molte di queste storie. Per esempio, nei libri di Porri Hatter non usano Lumos e Nox per spegnere e accendere le luci, ma l'incantesimo Chubabayas.
Questo è ispirato ad Anatoly Chubais, un politico ed economista degli anni 90 che si occupava della gestione dell'elettricità nel paese, diventando la base di molti scherzi dato che spesso la luce saltava via. Perché voglio dire, quale bambino di 8 anni non si spacca dalle risate leggendo battute su politici che si occupavano della rete nazionale russa 20 anni prima che fossero nati, eh? Adesso come minimo voglio la versione italiana dove per spegnere un incendio devi invocare, cazzo ne so, il nome di Bettino Craxi, così a caso. Inoltre, sia in Larin Peter che in Denis Kotick, la scuola di magia e stregoneria non ha sede nel castello di Hogwarts, ma nel palazzo del conte Razumovsky. Questo è un palazzo realmente esistente, costruito dal vero conte Razumovsky a Vienna ad inizio 800, quindi in realtà è curioso notare come in certe storie l'aspetto fantastico si mischia alla realtà. Una cosa molto simile succede anche in Harry Proglotter e lo shawarma magico, dove lui mangia uno shawarma maledetto e quindi suppongo che gli vengano i poteri. Non lo so, è tutto in russo, raga, è veramente difficile capire qualcosa. A parte che io ora mi chiedo, cosa cazzo è uno shawarma? Ah, ma è praticamente un kebab. È di kebab, per Dio! Minchia, quando mangio io un kebab maledetto, come minimo cago per 2 giorni, mica mi vengono i poteri magici. Il mio rip-off preferito però deve essere Tania Crotter, che è la versione femminile di Harry Potter, le cui copertine sono... ecco... sì... A parte che Tania è palesemente una giovane Barbra Streisand, ma poi cosa cazzo non sta succedendo in questo disegno? Tania è vestita in un completo di pelle scuro, manco fosse una dominatrice selvaggia. Tra le mani tiene una palla spinata di dubbia provenienza, che a sto punto probabilmente usa sui suoi schiavetti. Vicino a lei c'è una roccia che per qualche ragione sta bruciando. Sotto c'è un aborto maledetto che sono sicuro essere il figlio nato dall'amore di un furetto e Satana in persona. E per non farci mancare nulla, un fantasma poser, così, giusto per. Oh, non che le altre siano molto meglio, dato che si va dal romanzo Harmony che scalda il cuore e fa tremare le gambe a tua zia Giuseppina, alla trasformazione finale nell'effettiva Barbra Streisand, con un angioletto talmente figo e fresh da dover indossare gli occhiali da sole. Ora, voi potreste immaginare magari che questi siano soltanto dei libretti da 4 soldi che sono rimasti a prendere la polvere in qualche libreria di seconda mano che molto probabilmente funziona anche come riciclaggio per i soldi della mafia russa. E in realtà non potreste sbagliarvi di più. Sulla questione dei libretti, sulla questione del riciclaggio dei soldi, sono abbastanza sicuro su quello. Ora, non so per gli altri, ma Tania Grotter è una serie che ha avuto veramente tanto successo in Russia. Cioè, giusto per darvi un'idea, tra il 2002 e il 2003 in Russia sono state vendute 1.600.000 copie di Harry Potter, mentre Tania Grotter da sola ne ha venduto 600.000, che è veramente tantissimo per essere una copia tarocca di Harry Potter. E questo soltanto per quel che riguarda il primo volume, perché la saga di Tania Grotter conta 14 cazzo di volumi! Con titoli pittoreschi che vanno da Tania Grotter e il magico contrabbasso a Tania Grotter e il pozzo di Poseidone. E beh, già che ci siamo, buttiamoci nel minestrone anche un po' di Percy Jackson, che non si sa mai, non può mai far male. E qualcuno di voi, tra l'altro, potrebbe aver notato che ho detto saga principale. Perché la serie ha altri 2 spin-off su Tania e altre 2 saghe spin-off. Quella di Methodius Buslaev, che conta altri 13 porca puttana di volumi, e il libro Hooligan Fantasy. Quindi facendo un po' di calcoli, questo porta il Tania Grotter Verse a circa 30 volumi. Ma che cazzo stanno facendo in Russia, raga? Cos'è tutta sta magia? E voi giustamente vi chiederete, ma scusa Kal-El, com'è possibile che gli avvocati della Rowling non siano piombati su questa casa editrice russa che manco gli avvoltò in mezzo al deserto? In effetti, quando nel 2002 la casa editrice russa Exmo provò ad esportare in Europa dell'Ovest il primo volume, a partire dai Paesi Bassi, i legali della Rowling portarono la questione del plagio di fronte alla corte di Amsterdam. La casa editrice provò un po' a rigirarsela e dire che in realtà quella era una parodia della saga di Harry Potter e che quindi la pubblicazione fosse legittima. Ma la risposta dei giudici fu: zio, ma che cazzo dici? È palesemente un plagio, dai, stai zitto e paga le spese legali che ti fai pure la figura di merda. Ed è, ahimè, per questo che Tania Grotter non è mai arrivato da noi, mannaggia. Però, scusate, siamo sicuri fosse davvero un plagio? Cioè, magari poi i giudici non è che ne capissero molto di Harry Potter. Vediamo un attimo insieme la storia.
Tania è una bambina rimasta orfana dato che i suoi genitori sono stati uccisi da un mago cattivo, Chuma del Tort, la più famosa catena di ristoranti messicani della Russia. Ah, no, scusa, mi sa che è l'ultima parte. Mi sono sbagliato, scusa, mi sono perso qualche pezzo nella traduzione, mi sa. Viene dunque lasciata sull'uscio di casa dei suoi cugini di secondo grado, Ninel e, porca miseria, non mi ricordo, Nermain Durmev. Però Ninel mi piace, suppongo sia la zia Ninel, anzi, cugina Ninel. Il cugino Nermain, tra l'altro, fa un lavoro un po' strano. Ora, io non so se c'è veramente qualcosa qui che si è smarrito nella traduzione, qualcuno ha tradotto male, perché a me non è che abbia molto senso la cosa. Perché a quanto pare lui è un membro del Parlamento con ambizioni presidenziali. E il clan Durmev, perché è un clan, ovviamente siamo in Russia, è un clan, è molto ricco, ma non per il lavoro da parlamentare, ma perché Nermain vende... Io non so neanche come dire sta cosa. Calzini loschi di seconda mano al suo vicino di casa, che è un militare d'alto rango che a sua volta porta questa merce di contrabbando, i calzini, ok, all'interno dell'esercito per venderli e guadagnare un profitto. A parte che cazzo, come fanno dei calzini ad essere loschi? A patto che quando li indossi non urlino "Uè, voglio bello sto orologio!" La vedo dura, la vedo difficile. Insomma, i suoi cugini la trattano malissimo, continuano a viziare la figlioletta Penelope e continuano a dire a Tania che i suoi genitori siano morti in una valanga. Perché Russia, cioè, esce a fare una pisciata, ti cade una valanga in testa, lo sanno tutti. Ma all'età di 10 anni scopre le sue vere origini, nonché l'origine di una strana voglia che lei ha sul naso, e va alla scuola di magia e stregoneria di Tibidox. Qui diventa una giocatrice provetta di Dragon Ball. No, non le diventano biondi i capelli e comincia a caricare onde energetiche per 3 puntate e mezzo, ma Dragon Ball sarebbe l'equivalente del Quidditch russo. Ora, facciamo un quiz. Bambini da casa, facciamo un quiz insieme. Secondo voi, essendo questa la versione tarocca del Quidditch, avranno un po' cercato di essere originali, avranno cambiato un po' le carte in regola? Insomma, secondo voi, su cosa volano le streghe o gli stregoni che giocano a Dragon Ball? A. Una scopa. B. Dei maiali. C. Bottiglie giganti di vodka. Oppure D. Tappeti magici. Ebbene sì, ragazzi. Se avete risposto C. Bottiglie di vodka giganti... avete sbagliato, ma perché tanto erano tutte sbagliate, dato che la risposta vera è che volano su dei fottutissimi contrabbassi magici. Da qui anche il nome della prima opera, Tania Grotter e il magico contrabbasso. Ovvio, no? Logico. Cioè, io già me li vedo quelli di Bolscevico Verde, con i loro contrabbassi nuovi di zecca, comprati da quel figlio di papà di Dracovi Malfovic, e poi quelle schiappe di comunisti rossi con i loro violoncelli di merda. Mamma, incredibile, ragazzi, incredibile, Harry Potter russo. Tra l'altro, il mago cattivo, lì, Guacamole, come cazzo si chiamava, è alla ricerca di un amuleto magico che si scopre essere nascosto sotto la voglia sul naso di Tania. Io mi chiedo come l'hanno recuperato alla fine. Tania l'ha starnutito fuori? Le hanno ficcato una bacchetta nel naso e hanno inventato il primo test Covid della storia? Sono un po' confuso. Comunque, fino a questo punto noi abbiamo parlato dell'aspetto simpatico e divertente dei plagi di Harry Potter, ma adesso vi avverto che stiamo per andare nella parte strana di internet. Ecco, quel magico detto, insomma, mettetevi la protezione, perché stiamo per andare nella magica parte di internet, quella anche probabilmente un po' illegale. Perché così come spesso venivano inserite in queste storie simpatici riferimenti ed elementi della cultura russa, altrettanto spesso venivano inseriti certe ideologie russe, non ovviamente non di tutta della popolazione, perché non è che bisogna fare tutta l'erba un fascio, ma certe ideologie abbastanza predominanti in una certa fascia della popolazione della Russia che non sono così tanto simpatiche. Nella serie di Porri Hatter, Harley, ovvero ovviamente l'equivalente russo di Hagrid, racconta Porri della razza degli elfi domestici, questa razza che era stata recentemente liberata dalla schiavitù, e guidati da un personaggio di nome... Io non so neanche come dirlo. Cazzo di Martin Luther King Jr. Che poi non so neanche come dovrei interpretare questa cosa, se il reverendo King ha liberato gli elfi domestici o è un effettivo elfo domestico.
Sì, ho ricercato un po' meglio e a quanto pare sì. È il capo degli elfi, cioè è un elfo domestico. Io mi dissocio tantissimo. E come se non bastasse, spiega anche che gli elfi domestici, una volta tornati in libertà, siano diventati pigri, improduttivi e si siano dedicati esclusivamente al crimine. Chissà perché ho l'impressione che Porriatter andrebbe forte anche in alcune parti del nostro italico paese. E successivamente i personaggi incontrano anche alcuni elfi domestici che stanno raccogliendo soldi per una causa di beneficenza, dimostrando appunto la tendenza negativa con cui vengono visti gli attivisti in Russia, dato che quasi tutti, cioè l'opinione generale del pubblico è che gli attivisti facciano quel che fanno non per beneficenza, ma per rubare soldi alla gente. E onestamente mi vengono un po' i brividi a pensare che certe storie come queste vengano lette e insegnate ai bambini. Dato che alla fine un po' spiega come mai in certe parti del mondo certi atteggiamenti razzisti e xenofobi vengano insegnati ai bambini dalle più giovani età. E voi non avete idea di quante di queste plagi di Harry Potter contengano al loro interno slogan antisemiti, battute fortemente omofobe o in generale un sacco di discriminazioni verso qualsiasi minorità immaginabile. Minorità? Minoranza? Minoranza, sì. Da quel che mi è parso di capire, l'unica serie che non dimostra contenuti simili è proprio Tanya Grotter, che è anche la più progressista tra le storie, perché molti dei suoi personaggi sono femminili e in generale, da quel che ho capito, prende spesso per il culo il governo, fa tanta satira. Tuttavia, credo che l'opera più inquietante di tutte sia Bambini contro maghi. Il quale in realtà non si può neanche definire un vero e proprio plagio, perché con la storia di Harry Potter qui davvero non c'entra nulla. Soprattutto perché in questa storia i maghi sono gli assoluti cattivi. In questa storia, infatti, la Russia è l'ultimo paese ad essere rimasto libero dal controllo globale totale dei maghi, i quali hanno conquistato il mondo sotto questa organizzazione chiamata la Lega dei Maghi. Io mi scuso, io veramente non so come dire metà delle cose che devo dire in questo video, perché la Lega dei Maghi è un'organizzazione internazionale che ha adescato minori tramite l'UNESCO per fare loro il lavaggio del cervello e fargli dimenticare l'amore verso la madre patria Russia. Verso la madre patria Russia e Dio. L'UNESCO, ovviamente, perché ancora si deve dare sull'attivismo. E l'antagonista finale della storia è niente popò di meno che Harry porca puttana Potter. Sì, letteralmente Harry Potter è l'antagonista cattivo che è al capo della Lega dei Maghi. Ma ora, cioè, seriamente, voi ditemi seriamente nei commenti. Chi cazzo è che vi fa scoprire queste cose come i plagi xenofobi di Harry Potter russo se non il vostro buon Caleb? Non so se andare fiero, onestamente, però di sicuro è particolare. Tra l'altro, il braccio destro di Harry Potter e in generale tutti i personaggi negativi, tutti i maghi, hanno sempre dei nomi con una forte connotazione ebraica. E, d'altra parte, tutti gli eroi sono per lo più militari russi con i capelli biondi, gli occhi azzurri e, infatti, dalla controparte, a guidare la resistenza c'è questo colonnello russo fortemente patriottico che lotta per la madre patria e per Dio. Come se non bastasse, come se non ci fosse già abbastanza discriminazione, però io me l'immagino col bingo mentre sta. Allora, abbiamo preso in giro i gay? Sì. Abbiamo preso in giro le persone di colore? Sì, l'abbiamo fatto. Cosa ci manca? Cosa ci manca? Idea, idea. Alla fine della storia si scopre che Harry Potter è in realtà la sorella trans di Hermione Granger a cui sono stati iniettati degli ormoni per farla diventare un uomo. Ma voi siete pazzi in culo? Ma voi siete fuori di. Ma come cazzo è possibile che pubblichino sta roba in Russia? Dio mio! E volete sapere la cosa più incredibile? È che esiste anche un film di Bambini contro maghi, esiste un adattamento cinematografico. E un adattamento veramente strano, a metà tra un film in live action e un bruttissimo cartone animato in 3D. A me fa ridere perché la storia comincia con questo colonnello d'esercito che entra nella tenda di questi soldati, tutti i soldati, e racconta loro una storia della buonanotte, che è la storia di Bambi contro Bambino, come cazzo si chiamava.
Lo so, mi fa ridere, anche perché la scena sembra veramente tanto l'inizio di un porno gay. Ed è ironico che molte delle cose che fanno sembrano diventare le cose che prendono in giro e che discriminano. Il film, tra l'altro, lo potete trovare per intero su YouTube. È in russo, ma ci sono i sottotitoli in inglese. Ma diciamo che non è che ve lo consigli particolarmente. Io l'ho aperto in un punto a caso, c'era una tizia imprigionata dai maghi che diceva di dover combattere per la madre patria Russia e che Dio li punirà per quello che ha fatto. E sì, insomma, ho chiuso perché l'ho già visto abbastanza. E anche qui, ragazzi, ma veramente, più vai a fondo nella tana del bianconiglio, più non ne esci più e probabilmente sono già le spie russe fuori dalla finestra con la cerbottana per farmi fuori. Perché il film è stato creato dalla fondazione di beneficenza, come si chiama? Santo Sergio di Radonzev, che in teoria dovrebbe essere appunto un'organizzazione benefica che si prende cura degli orfani, delle persone affette da disabilità ed handicap e dei veterani di guerra. E nonostante questa fondazione abbia dichiarato più e più volte di operare senza alcun riguardo verso nazionalità, cittadinanza o religione alcuna, si è scoperto esserci dei forti legami con i vertici dello Stato russo e la Chiesa ortodossa. E sul sito compare scritto che il gruppo ha prodotto il film grazie all'aiuto della Chiesa ortodossa russa, di una scuola militare e dei ministri della difesa e della cultura russi. E come se non bastasse, sono arrivati dei preti russi ortodossi a benedire la produzione del film e già che c'erano, si sono pure messi a doppiare alcuni dei personaggi ecclesiastici all'interno dell'opera. Ma perché produrre una cosa del genere? A quale scopo? In realtà lo scopo è presto detto e suppongo che voi l'abbiate già inteso. L'arciprete Sergei Shashtin appare numerose volte nei video promozionali del film su YouTube. Shashtin lavora a stretto contatto con i giovani di varie organizzazioni che operano sia in Russia che in Serbia e nonostante lui non abbia mai detto chiaramente perché avesse questo forte interesse nella produzione di Bambini contro maghi, il suo nome è comparso in una conferenza del maggio 2009 della Chiesa ortodossa russa dei suoi vertici, dove i membri stavano proprio discutendo di nuovi metodi per attirare i giovani all'interno della Chiesa. Ed Elena Asabekova, una delle menti dietro al film, ha esplicitamente spiegato che l'obiettivo primario del suo team era quello di fare un film educativo, raccontando inoltre di aver mostrato in anteprima il film ad alcuni bambini, i quali sono rimasti esterrefatti dagli effetti speciali e l'ottima animazione. Я летаю, госпожа профессор. А как облегчить душу? Что нужно сделать? E che sono stati conquistati dall'umorismo e dal messaggio profondo patriottico di questo film. Raga, cioè io non so neanche cosa cazzo vi stia più raccontando, sarò sincero. È veramente inquietante come cosa. Cioè, io mi immagino sti qui che vanno da un bambino e gli dicono: "Ehi, moccioso, ti piace Harry Potter? Beh, è l'anticristo, quindi vedi di convertirti subito alla grande causa della nazione di lodare il sole." So che questo video è andato a parare da parti strane, ma ci tenevo a farvi vedere entrambe le facce della medaglia. Perché secondo me è davvero interessante vedere come una storia per bambini possa essere contorta e piegata sia per raccontarti una storia divertente sulla cultura russa per i bambini russi, sia per fare propaganda ortodossa estrema. Purtroppo così va il mondo, infatti l'unica cosa che mi posso augurare è che opere come Bambini contro maghi siano arrivate al minor numero possibile di occhi spettatori, quel che è. C'è da dire che in realtà da quel che ho visto su internet, da quel che ho visto anche nei commenti dei vari spezzoni che hanno messo su YouTube della trasposizione, un po' tutti quanti sono d'accordo sul fatto che sia un abominio di opera. E questa cosa viene detta sia dalle persone russe che quelle non russe. Però sarò super sincero, io ora vorrei davvero onestamente leggere Tania Grotter perché, oh, ci hanno fatti 30 libri, ci deve essere roba davvero interessante, non fai 30 libri sul nulla. Io voglio l'adattamento live action di Tania Grotter con loro che giocano a Dragon Ball, copyright pending, insieme ai contrabbassi volanti. Deve essere incredibile, cioè se ti vai a schiantare contro qualcun altro diventa veramente omicidio colposo. Ragazzi, grazie mille per aver seguito il video fino a questo punto, è stato molto particolare, vi chiedo qual è la vostra opera preferita tarocca plagio russa, che sicuro voi ne conoscete a bizzeffe, però magari se qualcuno di voi è russo e magari conosceva queste storie del proprio paese, cioè, mi scrive nei commenti, sono interessato, se qualcuno sa di più fatemi sapere, perché il problema di queste ricerche è che essendo tutte in russo non ci capisco un cazzo. Cioè, io sono rumeno, la radice degli insulti è più o meno la stessa. Se tu mi dici curva, ti capisco, ma per il resto, non di più.
Io spero che questo video rimanga su e che non me lo tirino giù perché stiamo parlando di propaganda della Chiesa Ortodossa Russa. Soprattutto spero che la Chiesa Ortodossa Russa non venga a cercarmi, a suonarmi sotto casa. E insomma, se per più di 2 settimane non vedete video, insomma è stato un piacere e sapete cos'è successo. Da Svidania.